non riesce l'impresa alla Teramo a Spicchi di battere la corazzata Rimini tra le mura amiche del Palasca, con i biancorossi che escono sconfitti 65-77 al termine di una partita da due volti, che ha visto un totale equilibrio nei primi due quarti e un dominio da parte degli ospiti nella terza e quarta frazione. L'inizio di partita è favorevole ai ragazzi di coach Salvemini, che sospinti da Di Donato partono subito forte con un 9-0 di parziale, costringendo subito gli ospiti al time out. I ritmi sono alti e i padroni di casa, grazie ad una difesa ben organizzata, riescono a mettere i metaforici granelli di sabbia negli ingranaggi offensivi romagnoli. Rimini però, da grande squadra qual è, mantiene i nervi saldi e lentamente si riporta a contatto, mettendo la freccia proprio al termine dei primi 10 minuti con una tripla del classe 2004 Scarponi, MVP occulto del match con 13 punti chirurgici e 3 triple messe a segno nei momenti topici. La TASP non si disunisce e ricomincia a macinare gioco nel secondo quarto, mantenendo un vantaggio di 5 lunghezze grazie ad un attacco sempre altruista e alla solita intensità in fase difensiva. Ancora una volta emerge tutto il cinismo di Rimini, che sorpassa nuovamente a pochi secondi dalla fine del primo tempo con una bomba di Saccaggi, chiudendo in vantaggio sul 38-39. Ci si aspetta un secondo tempo nuovamente all'insegna dell'equilibrio e invece proprio tra il 21esimo e il 27esimo minuto si decide la partita. In questo frangente infatti i romagnoli alzano in maniera notevole l'intensità fisica, specialmente nei contatti difensivi, scaldando le tante bocche da fuoco in attacco. La Teramo a Spicchi prova comunque a reagire, lottando su ogni pallone, ma non riesce a rispondere con altrettanta energia, trovando molta difficoltà in fase offensiva. La terza frazione si chiude quindi sul 47-57 per gli ospiti, grazie ad una bomba del solito Scarponi. Si ha la sensazione che i teramani non ne abbiano più e infatti il quarto periodo è praticamente un lungo garbage time, con Rimini che scappa letteralmente toccando anche le 22 lunghezze di vantaggio. L'atteggiamento della TASP però non è mai remissivo, Cucco e compagni continuano a metterci volontà e intensità, ma oggettivamente il divario tra le due squadre è troppo ampio e Rimini porta a casa una meritata vittoria, mostrando tutto il proprio potenziale e l'alta qualità del suo roster, confermandosi come una squadra di primissima fascia in grado di disputare un campionato da protagonista. Il match termina tra gli applausi dei tifosi biancorossi ed è proprio da questi applausi che i ragazzi di Salvemini dovranno ripartire per preparare la difficile trasferta di Rieti, per poi affrontare Montegranaro nuovamente al Palasca.